Ragazzi, approfitto di fare un video tutorial al riguardo perché mi sono già rotto e l'ho fatto tante volte, ho imparato come si fa. Allora, io ho messo i permessi di root legittimamente perché è un Samsung Galaxy S3, no, è un Samsung, non dico il nome, anche se apparirà, che non è anche perché, e mi hanno bloccato il telefono perché ho messo i permessi di root con la Gmail e mi hanno bloccato il telefono. E cosa da non fare? In questo video tutorial vedremo come sbloccare il telefono. Tanto comunque il telefono sarà già bloccato, peggio di così non vi potrà andare alle brutte e potete scaricare software da internet. Io ho scaricato il software del J3 da internet tempo fa. Vedete, io cerco di accenderlo, guardate, io premo soltanto il tasto, vedete, io premo soltanto il tasto d'accensione, non prima nient'altro. Le mani sono tutte qui, vedi? Qui non ci sono tasti, qui neanche. Qui ci sono sotto, ma io cliccherò sopra. Sì. Sotto qua. Ok. Vedete? Appare la scritta verde. Il telefono è bloccato. Blocked PE. Blocked. Ora vi farò vedere come si effettua lo sblocco del cellulare. Una cosa sembra veramente difficile, uno direbbe, Madonna, ora come faccio, no? No, invece è semplicissimo. È facilissimo quanto fare una cosa facile. Come andare in bici, come, insomma. Il fatto che io ho un telefono che mi serve ogni rotto per un uso personale. Perché io, non avendo la linea fissa a casa, necessito di avere una rete illimitata. Allora io uso la VPN. Una VPN per avere giga illimitati. Su quell'offerta che ho la SIM, non c'ho nessuna offerta, nessun niente di niente, niente credito, niente. Però funziona grazie alla VPN, senza nessun problema, senza nessun calo di credito, senza niente. È solo che vado piano, 1 mega, 2 mega, alle brutte, certe volte tocco per i 20 di russo. Però il problema è che su questo telefono internet va veramente male, e allora i permessi di root mi servono non per avere internet illimitato, che altro dalla VPN. Allora la VPN legale è una rete virtuale. VPN significa V virtual, P private, N network, virtual private network. È praticamente una rete virtuale, non è una rete fisica come TIM, Vodafone, Wind3, Iliad. Serve praticamente o per sbloccare dei contenuti o per vedere cose dall'estero, altre cose. Comunque, vengo alle ciance. Ora vediamo come si sblocca il cellulare. Prima di tutto, e come si fa a connettere al PC se è bloccato? Raga, semplice. Ve lo faccio vedere, così almeno se un giorno mi scordo, non trovo più video tutorial, vedo il mio stesso video tutorial per tutoriarmi a mia volta di nuovo. Allora, bisogna cliccare il tasto d'accensione, guardate, uscirà la scritta verde quando si accende, vedete? Blocked. Allora, cosa fare? Molto semplice. Tasto home, questo qui per andare alla home. Dopodiché si spinge il tasto d'accensione e volume su. Ho sbagliato io, aspettate. Volume su, però mi pare che sia volume giù in realtà. Proviamo con volume su. Tasto home, tasto d'accensione, volume su. Eh sì, ho sbagliato. Allora, perdon, volume meno, volume giù, il volume per abbassare, abbassa volume, tutti simultaneamente, abbassa volume. Tasto d'accensione e tasto home. Abbasso volume. Tasto d'accensione, tasto home, premiamoli. Perfetto. Qui uscirà questa schermata. Voi qui cliccate su continua, quindi volume su, alzate. Qui per abbassare e qui per alzare. Cliccate solo questo in su, alza, alza il volume. Praticamente vi si apre questa schermata. Ora direte, Madonna, il classico tutorial è difficilissimo. Raga, è semplice. Se lo faccio io lo sanno fare tutti, ragazzi. Cioè, è semplice, davvero, davvero semplice. Ok, adesso cosa fare? Prima di tutto bisogna scaricare
Odin, trovate dei video tutorial con software già scaricabile dal cellulare, perché con Odin dovete mettere il software, un altro software dal dispositivo, oppure il medesimo che lo installate e sblocca il telefono. Ok, mi sono stato chiaro? Quindi per usare il telefono bisogna sbloccare le cose. Allora, prima di tutto, passiamo al PC. Passiamo al PC. Ok, sono passato al PC. Allora, prima di tutto bisogna installare Odin. Bisogna installare questo. Samsung USB Drive. Ripeto, Samsung USB, quello per il cavo USB. Samsung USB Drive. Sarebbero i drive del Samsung per installare altre cose qua. Clicchiamoci. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. Installa. Installiamo. E io sinceramente disinstallo sempre tutto dal PC perché non so se c'ha virus per il PC queste cose, perché sono cose per installare software, alcuni moddati, alcuni normali, alcuni insomma, perché qualsiasi file preso da Google, l'ho scaricato anche da un link da YouTuber, è anche rischioso, perché comunque anche se YouTuber non lo sa, magari quel sito è infettato, e che me ne intendo di queste cose, fidatevi, non si scaricano software al di là del Play Store, tanto al di là di altre cose. Io lo faccio perché so come pulire il telefono, basta cancellare la cronologia, basta pulire la Gmail, basta andare al database del cellulare, cancellarlo tutto tramite Set Edit, che è un'applicazione che serve per fare questo. Andate su Play Store, scaricate Set staccato Edit, lo trovate subito. E praticamente quell'app ti fa vedere tutti i file del database, se c'è magari un file infettato che non se ne va, anche cancellando le cartelle, da lì lo cancellate. Dopodiché mettete i codici per disattivare inoltre tutto e il telefono è pulito. Eh sì. Perché molti virus ti possono anche spiare il cellulare se non state attenti. Anche gli antivirus scaricati da fuori dal Play Store, anche il Play Store stesso ha applicazioni non certificate, che magari alcune sono sicure, alcune no. Cioè, pensate un po' che mani sono messi sti telefoni. Però io preferisco comunque Android rispetto a iPhone, perché Android è molto personalizzabile, ci fai tante cose. Comunque, vediamo qua. Allora, il software è installato. Perfetto, andiamo in impostazioni qua, andiamo desktop, qua, clicchiamo software, dopo aver scaricato si clicca su Odin, dopodiché si clicca questo tasto del mouse, no qua, questa parte qua, e si avvia come amministratore, si avvia come amministratore, guardate quanto è semplice fare questa procedimento. Perfetto, ti si apre questo. Ok, ti si apre questo. Guardate com'è semplice sbloccarlo. Una volta che avete aperto questo menu, Odin, la cosa è semplice. La cosa da fare è connettere il telefono USB. Connettere il cellulare USB. Lo ha letto. Perfetto. Allora, dopo che l'avete connesso, verrà letto così. Se non viene letto, dovete andare alle impostazioni sviluppatore e abilitare delle cose che vi farò vedere adesso. Adesso va bene.